Altro che andare incontro. Allora, sì, ma così mi sembra di aver visto dei film. Ah, la sì, fai. Sì. Devi girare nel allora, senso opposto rispetto a loro. Stiamo diventando dei professionisti anche della roulette, visto che col poker noi non ce la poker, facciamo. Sì, poi allora, Vittorio, salutiamo, perché siamo alla decima puntata. Sì, sì, assolutamente. Scusate, allora, salve a tutti. Allora, decima puntata del nostro videoblog, siamo tornati dopo. Siamo tornati acciaccatissimi, io da Budapest ho preso un virus maciaro e non riusciamo a debellare con Attila. Sì, esatto. Praticamente ne avevamo anche diversi di giocatori che si è molto diffuso. Sarà il nome anche del tuo virus. Esatto, Attila. Allora, Budapest è una tappa che ha lasciato il segno. A te purtroppo solo quello dell'influenza. Esattamente. Però ha lasciato il segno in noi dell'organizzazione, perché la ricorderemo, perché siamo tornati entusiasti per tanti buoni motivi che magari dopo andremo a indicare. E ha lasciato il segno ai nostri player, soprattutto con la festa finale, quella nella discoteca Rio. Ah, sì, 3.000 3.000 persone, c'è già il video sul nostro blog, fantastico. Assolutamente, Vittorio. Allora, c'è da dire, proprio a proposito dei video, che entro la settimana prossima arriveranno. Il nostro Fabio, il nostro tecnico video, ci sta lavorando, li sta montando, sta creando qualcosina di carino, soprattutto con quelli che riguarderanno il backstage, la storia. Mentre oggi, subito dopo la nostra puntata, pubblicheremo anche la fotogallery. Ecco, che è molto attesa e che già siamo un po' in ritardo, perché l'avevamo promessa già per lunedì. Per lunedì, purtroppo, perché ho dovuto selezionare tra 1200 foto diverse, quelle più carine, quelle più, diciamo, quelle meglio riuscite, quelle che avessero un significato. Sono tantissime, credo siano più di 500 comunque. E quindi c'è stato un bel lavoraccio che mi ha portato via tempo. Ogni foto va trattata, va rimpicciolita per il web, perché noi il fotografo scatta in alta risoluzione, così noi possiamo usare quelle foto anche per la stampa, per i giornali, per il nostro magazine. Ma invece quando vanno inserite nel web, devono essere proprio sottoposto a una cura dimagrante, non foto per foto. Sì. Insomma, questo è un processo che può anche portare un altro po' di tempo, quindi sia lunghissimo, però un po' di tempo lo porterà. Piccola novità, siamo partiti dal tavolo di roulette, ecco, perché ecco, una piccola promozione forse, certo, ci hanno dato per oggi in via sperimentale questa sala che è una specie di più grande. Sì. Ecco, dove noi allestiremo questo set fino a che ci sfratteranno. Esatto, vedremo dopo questa puntata. vedremo dai dati di ascolto. Sì, no, allora farlo subito. Non abbiamo ancora quelli definitivi, ma sono stati strepitosi. Se a Cranisca avevamo una media di 500 persone collegate, in diretta, tutte insieme, a Budapest ne avevamo circa 11.000. A Vittorio. Sono dei numeri che ci hanno impressionati e che hanno lasciato, queste tra le cose che ci hanno lasciato il segno e che ci hanno fatti tornare lievitando, insomma. Infatti no, questo è un dato impressionante e io ho già cercato di dare una spiegazione di sobrietà, no? Cioè, non che siamo particolarmente bravi, ma che c'è un enorme bisogno di informazione attorno al poker. Cioè enorme passione e informazione, perché c'è la passione c'è enorme, coinvolge ormai milioni di spettatori solo in Italia, non è supportata da altrettanta informazione. I programmi che si occupano di poker sono pochissimi, ce n'è uno molto bello che si chiama Poker Uno Maria, sul quale andranno le nostre puntate il 2 luglio, la prima, le nostre puntate, ma è un programma, intanto è solo quello. E poi comincia a luna di notte, soltanto 3 giorni e 4 la settimana. Cioè. Poi il resto, giornali, televisione, telegiornali e così, non parlano mai di poker sportivo, nonostante sia la terza disciplina ormai più seguita in Italia, subito dopo il calcio e l'automobilismo. Tanto per dare un altro Ma anche punto. Perché tutti ormai si cimentano col poker, perché la presenza delle poker room ha veramente generato questa grande passione. Certo. Vittorio, però dobbiamo parlare di qualche numero di Budapest per quanto riguarda i giocatori, perché è giusto, perché sono loro i veri protagonisti. Vuoi darci qualche notizia riguardo soprattutto la classifica? Sì, certo, ma prima della classifica, della nostra classifica,
volevo dire due cose sulla classifica invece di Budapest, sì, che è stata vinta da due ungheresi, si sono giocati tra di loro la zappa. Gli italiani erano 135, gli ungheresi erano 65, però gli ungheresi erano 65 proprio animali da casino, e i nostri 135 italiani erano invece dei grandi esperti di dell'online, certo, ma con scarsa dimestichezza. Ancora una volta questo ha creato uno squilibrio. E c'è da dire, se mi permetti, certo, faccio anche, do anche un'anticipazione su quella che poi è la classifica. Infatti abbiamo avuto molte conferme, cioè chi era già più esperto, sì, del live, ecco, lo abbiamo visto arrivare, infatti, ecco, cioè nelle fasi finali, esatto, e nella, dopo la cosiddetta bolla. Infatti, infatti, quindi fammi concludere un attimo, certo, però con questo fenomeno per cui l'online parte svantaggiato, perché in Italia non si può giocare live. Questo qua ha penalizzato grandemente tutti i nostri atleti, chiamiamoli pure così, certo, o giocatori, come preferisci. È come se fossero una squadra di nuoto che deve preparare le Olimpiadi, ma non alla piscina, e deve andare ad allenarsi nella Scalavagna. Chiaramente, quando una legge assurda, alla fine va a penalizzare la parte migliore, cioè, del movimento pokeristico italiano. Ben vengano le iniziative come la nostra che portano questi giocatori a contatto col mondo reale, offrendo opportunità di migliorare non solo per il confronto con giocatori molto forti, ma anche il fatto stesso di giocare dal vivo. Abbiamo comunque anche noi giocatori di assoluto interesse, sì, e perché finora manca poi il primo posto, il secondo posto, ma al terzo posto già ci siamo. Abbiamo avuto una grandissima conferma, Emiliano Moscato, Morfetto in arte, che ha replicato il buon risultato di Granisca, era arrivato quarto, qui è arrivato quinto, esatto, e oggi è saldamente al comando della nostra propria classifica PPT, circa un pro per il 2011. Stefano Impicini ha difeso comunque una buona posizione, oggi va molto bene posto. Abbiamo poi Giovanni Di Persio, sì, l'altro rieccolo in senso, sì, buono, no? L'altro finalista, sì, l'altro di Granisca, finalista di Granisca, sì, che ha replicato un tavolo finale. Di Persio, esatto, oggi è quarto in questa classifica speciale, ma anche lui una grande conferma con gli, esatto, settimi posti. Calzato, dimmelo tu, da chi? Da, certo, da questo Giancarlo Americo, che appunto me lo tenevo per adesso. Terzo classificato e quindi primo assoluto tra gli italiani a Budapest. Una scoperta. Una, veramente una scoperta, e oggi è terzo nella nostra speciale classifica. Una, ragazzi, scoperta, soprattutto tua, ecco. No, ricordi il perché. No, perché facendo il panorama tornei ogni giorno avevo notato che negli ultimi due mesi lui si era classificato molte volte nei primi posti dei nostri tornei principali. E quindi ho detto, questo è un ragazzo che si farà notare, effettivamente, così è stato. Allora Vittorio, adesso Montenegro, abbiamo già 21 qualificati ad oggi, sì, e che invito a mandarci la loro foto e la loro descrizione sintetica all'indirizzo info@peoplespokertour.it. Ecco, Palissini esentato però per mandarci la foto. Sì, anche Rockefeller, anche se vogliamo, lui è un'altra conferma, già qualificato. Sì. Vittorio, e poi invece parliamo di qualche novità sui tornei. Free roll tutti estesi a 1500 posti, qualcuno si fermava a 1000, oggi tutti i nostri free roll possono far giocare 1500 persone. Torneo delle 17 da 50 euro, stack che passa da 1500 a 2500 chips, altra bella novità che lo ha reso molto più giocabile, molto più piacevole, e i tavoli da 5. Poker Fight Max, per ora abbiamo cominciato con quello da 2,50 euro delle 16,45, bellissima novità. Ma la novità più grande sulla quale dovete restare sintonizzati è: i vostri sogni stanno per avverarsi. Attenzione a questa frase, Vittorio. Tu non ne sai nulla, io qualcosina in più di te, ma questa frase è importantissima. I vostri sogni stanno per avverarsi. Vittorio, dobbiamo chiudere e dare appuntamento a venerdì, e quindi 11ª puntata, venerdì vi aspettiamo con Scuola di Poker, magari. A venerdì, sì.